Fabrizio ci ricorda anche lo scenario balcanico, infatti, Certo, c'è la soprattutto Bosnia. C'è la in Bosnia che è Bosnia. un altro fronte che potrebbe aprirsi. La Russia sostiene in modo indiretto, informale, le ambizioni separatiste dei serbi di Bosnia. Ricordiamo che negli ultimi mesi, appunto, il rappresentante dei serbi bosniaci della presidenza tripartita ha minacciato e in qualche caso ha anche attuato una separazione appunto della Repubblica Serba di Bosnia dalla costruzione bosniaca. La Turchia è il principale protettore dei musulmani bosniaci, quindi certamente e in particolare la Bosnia, i Balcani a partire dalla Bosnia possono certamente essere un altro quadrante dall'andamento della guerra in Ucraina, dove si può in qualche misura riproporre questo modello di finto contrasto che permette ad Ankara e Mosca di espandere la propria sfera di influenza, facendo appunto finta di combattersi, ma in realtà poi di fatto spalleggiandosi. E ricordiamo nei Balcani la Turchia anche lì svolge un ruolo importante, come dicevi tu, non solo in Bosnia, ma per esempio anche in Albania. Questo riguarda anche l'Italia, no? Perché lo dicevi tu in una, non mi ricordo se in una, qualche conferenza o trasmissione precedente, per esempio l'esercito albanese, no? È armato di fatto dalla Turchia ormai, quindi il ruolo in Albania è molto importante. Quindi paradossalmente abbiamo la Turchia lungo tutti i nostri confini, a sud in Libia, nell'Adriatico con Albania e Balcani, la Bosnia, oltre poi ovviamente abbiamo una questione diretta in quello che è il Mar Mediterraneo, quindi anche i rapporti dell'Italia e Turchia sono fondamentali. Però volevo un attimo tornare appunto, mi pare Ecco, sì, la improbabile, Cecenia è un altro esempio, diciamo, dell'intesa tattica tra Turchia e Russia, perché è un fatto poco noto, ma la Turchia per molto tempo, per tutti gli anni 90 e anche poi nei 2 decenni successivi, ha sostenuto appunto i separatisti ceceni, ospitandoli sul proprio territorio, e spesso i servizi segreti russi ne hanno ammazzati alcuni nelle strade delle città turche. Negli ultimi anni Ankara ha fortemente ridotto questo tipo di sostegno, quindi anche qui certamente questo è un altro esempio di come appunto l'intesa tra Turchia e Russia in primo luogo sia ampia e riguardi appunto un molteplice numero di quadranti, e dall'altro lato di come questa intesa molto precaria, in ragione del fatto che Turchia e Russia sono i due rivali strategici per eccellenza, sia però estremamente resistente. Il ruolo che appunto la stessa Turchia sta giocando in Ucraina lo dimostra, soprattutto lo dimostra l'apprezzamento esibito dal Cremlino nei confronti della postura turca, il che non è scontato in considerazione del fatto che la Turchia fornisce all'Ucraina i droni Bayraktar TB2, che hanno avuto un ruolo fondamentale nell'arrestare l'avanzata della Russia, ma non solo, fornisce anche consiglieri militari e altri tipi di armamenti. Ma nonostante questo, la Russia ha dimostrato di comprendere gli interessi nazionali della Turchia, che in Ucraina sono molto forti, e ha più volte in modo esplicito lodato la postura di Ankara. Per cui certamente una diciamo degli esiti, delle conseguenze probabilmente meno attese del conflitto in Ucraina è stato il paradossale rafforzamento dell'intesa tra Ankara e Mosca, che era tutt'altro che scontato alla vigilia del conflitto. Anche qui ha contribuito in questo l'impantanamento della Russia, perché se i russi fossero entrati a Kiev, certamente questo avrebbe potuto produrre degli effetti molto diversi sulla relazione tra Ankara e Mosca.